Nella mia qualità di Presidente dell'Unione delle Valli Ioniche dei Peloritani e di Sindaco di Roccolomera, desidero rivolgere un affettuoso e caloroso augurio di Buon Natale e di Buon Anno a tutte le famiglie, ai bambini, agli anziani, alle madri di famiglia, ai padri di famiglia, a tutti coloro in cerca di occupazioni e a tutti coloro che ce l'hanno e ai quali auguro vivamente di mantenerli. L'anno che verrà purtroppo non sarà un anno molto bello, sarà l'anno in cui stabiliremo e vedremo un poco se ce la faremo ancora ad andare avanti. Io sono certo di sì perché abbiamo un grande Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che è una sicurezza per tutti noi. Abbiamo un buon governo, il Presidente Monti e il suo governo sono composti da persone per bene che finalmente ci dicono la verità. A volte è molto meglio la verità anziché gli infingimenti, anziché gli inganni. E questa verità, per quanto amara sia, la dobbiamo accettare e con essa dobbiamo fare i conti. Ma voglio dire che tutto dipende dal carattere, dalla forza, dalla capacità che avremo noi tutti, tutti quanti noi, di avere speranza nel futuro. E c'è una ragione specifica per avere speranza, perché la speranza che noi avremo è la speranza che hanno i nostri figli, che hanno i nostri anziani, che hanno tutti coloro che in qualche modo dipendono da noi. E siccome ognuno di noi dipende dagli altri, se tutti assieme avremo una grande speranza di poter affrontare bene il futuro, di avere maggiore equità, maggiore giustizia, maggiori diritti, io credo che, come sempre, l'Italia ce l'ha fatta e ce la farà. A questo territorio auguro ogni bene. Io spero che nel piccolo, per le piccole cose che possiamo fare, innanzitutto resistere, innanzitutto essere vicini ai nostri concittadini, noi tutto sommato sindaci siamo come i medici del pronto soccorso, sempre pronti a essere utili se possibile alle persone, a dare conforto, a dare ascolto alle persone. E in questo spirito di riconciliazione di tutti e fra tutti io rinnovo l'augurio di buone feste, di un sereno Natale che ci porti innanzitutto una discreta salute, una buona salute, che possa portare agli anziani anche serenità, ai bambini tanta gioia. E poi, come abbiamo sempre fatto nella nostra storia d'Italia, va bene, se avremo meno lustrini, se avremo meno luci, non sarà importante. L'importante è che abbiamo recuperato e recuperiamo sempre di più la voglia, la gioia dell'autenticità e dello stare e del vivere assieme. Buon Natale e buon anno.